Il 2 febbraio di 100 anni fa nasceva a Pescara Pietro Cascella, figlio di Tommaso e nipote di Basilio, terza generazione di una straordinaria dinastia di artisti che hanno saputo esprimere la loro sensibilità attraverso le due e le tre dimensioni, dalla pittura alla ceramica, dall'incisoria alla scultura, segnando in profondità la cultura italiana tra 800 e 900. Il comune di Pescara celebra uno dei suoi figli più famosi al mondo con la partita straordinaria a ingresso gratuito del Museo Cascella per permettere alla cittadinanza di poter ammirare le opere in esposizione che rappresentano una pagina significativa dell'arte italiana. Nell'occasione è presentato per la prima volta il video documentario realizzato dalla storica dell'arte Francesca Triozzi. Ora vi proponiamo uno stralcio del documentario Ue Vitello, Memorie della vecchia Pescara, proprio in compagnia di Pietro Cascella che descrive la sua città. Anche questa nave che ho fatto, che cosa porta? Porta dei sogni, in verità. Capisci? Valle dell'Inferno, io me la ricordo, a Roma, perché veniste a Cisolata a visitare, e allora mi dice: perché non vieni con noi? Tu e Andrea. Voi lavoravate allora, va buono. Maestro, mi sono andato io e Pietro Cascella. Questa è la stazione vecchia? Sì, questa è la vecchia stazione. Quante volte sono partito di qua, ragazzi. C'erano quelle belle locomotive di ferro, lucide, a vapore. Era bellissimo. Ragazzi, prodigio devo dire, che avevano un grande successo, proprio perché Basilio aveva intuito, in quell'epoca era il modo di esprimere una cosa inedita, appunto, questo catturare la magia del mattino. L'alba, questa nascita, ritorno alla vita, capito? C'è lo scompiglio e lo sconquasso della guerra, questo in una piccola sintesi ovviamente, perché il monumento poi è abbastanza modesto come misura. E dall'altra parte invece c'è la ricostruzione, e c'è questa torre ordinata, composita, che è appunto la ricostruzione, cioè tutto costruito con un certo ordine, è la rinascita poi della città.